Una volta inserito il prodotto all'interno del tuo negozio online, puoi assegnarlo a una sola categoria, ad esempio abbigliamento o cosmesi, e contemporaneamente ad uno o più tag, al fine di rendere più facile la ricerca di quello specifico elemento da parte dei tuoi clienti. Per iniziare, accedi a Supersite e clicca sulla prima icona del menu superiore. Clicca su Negozio. Poi seleziona la voce Prodotti. A questo punto puoi modificare il prodotto. Per farlo, clicca sopra l'elemento in questione in modo da poter aggiungere e gestire nuove categorie, etichette e inserire all'interno delle pagine un elemento per la visualizzazione delle categorie. Vediamo nello specifico come procedere. Le categorie ti permettono di raggruppare i prodotti e possono essere utilizzate come filtri nella ricerca dei prodotti stessi. Dalla scheda del prodotto, nella sezione relativa alla categoria, clicca su Aggiungi categoria. Inserisci il nome della categoria. Clicca poi sulla spunta per confermarla. Le etichette ti permettono l'interazione con l'elemento Prodotti in vetrina. Dalla scheda del prodotto, nella sezione relativa alle etichette, digita uno o più tag da gestire e clicca sul tasto invio della tastiera per separare i vari tag. Salva poi la modifica dal pulsante apposito. Infine, vediamo come inserire all'interno delle pagine un elemento per la visualizzazione delle categorie. Clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto. Poi clicca su Aggiungi il widget. Dalla lista dei widget puoi selezionare Lista categorie presente nella sezione Negozio. Trascina l'elemento in questione all'interno della pagina, in una delle aree celesti che vengono selezionate dal sistema. L'elemento è così inserito all'interno della pagina e ti permette di visualizzare le categorie appena create. Per farlo, cliccaci sopra e dalla finestra che si apre abilita la spunta Mostra contatore. Infine, salva le modifiche. In questo modo, cliccando sulle categorie visualizzate, l'utente viene reindirizzato ad una pagina riportante gli articoli associati alla categoria selezionata.